Matteo Marcolin, ancora due traguardi volanti, avversari validissimi, sarà una lotta anche oggi. Sì, beh, una lotta diciamo all'ultimo sangue, perché ci divino solo due punti. Io ne ho 10, tutti i miei avversari ne hanno 8. Ci sono 10 punti in palio e sarà molto dura, ma sicuramente ce la metterò tutta, perché è una maglia molto importante e ci tengo. Ieri è stata una giornata importante, ho diciamo tenuto il vantaggio che avevo sul secondo, diciamo non ho voluto esagerare, ho mantenuto lo, diciamo stata a ruota sua e è andata bene, dai. Une très bonne expérience avec, per me è stato un onore poter correre in Italia, è la prima volta che vengo in questo paese, perché io vengo da un paese tropicale, dalla Guadalupe, e siamo stati guidati bene sia dallo staff della squadra con Sebastiano che da un altro corridore, Corrado, che ci hanno dato indicazioni importanti sul percorso e sulla tattica da adottare per correre al meglio. Per me è stata una bella esperienza da vivere in Italia per il mio primo viaggio. Per me è un onore di poter correre qui in Italia. È uno stupore tutti gli anni capire che da tutti i continenti vengono le squadre qui a partecipare a questo giro molto importante, e quindi sì, provo molta soddisfazione a essere presente. Simone, ieri non solo una splendida vittoria, ma oggi hai ben due maglie da difendere. Sì, oggi abbiamo queste due maglie da difendere, questa dei GPM, che comunque siamo primi e secondi io e Zupa, e poi quella dei giovani. In teoria dovrebbe essere una tappa abbastanza tranquilla, però bisogna sempre stare con gli occhi aperti. Ieri uno straordinario secondo posto, questo è un giro che per te sta andando davvero bene. Yeah, it's really really good. It's much sì, ieri è stata una tappa incredibile, non sono mai stato forte in salita, per cui sono stato il primo ad essere sorpreso di questo secondo posto. Per me è un giro che sta andando benissimo, sono anche terzo in classifica generale e farò tutto per difendere questa posizione. Ennio Benedetto, questa manifestazione possiamo dire un fiore all'occhiello per tutta la Federazione Ciclistica Italiana. Direi di sì, è una grandissima tradizione e naturalmente di solito esprime il massimo anche delle competenze tecniche alla fine per chi vince. Riccardo, diciamo che la tappa di oggi non è proibitiva, questo giro si sta mettendo bene per te. Sì, abbastanza bene, ho vinto una tappa, era il mio obiettivo, purtroppo ho pagato un po' la cronosquadra dove i miei compagni, non essendo troppo specialisti, abbiamo perso un po' di terreno, però l'importante era vincere una tappa, la classifica era relativa e sono contento così per la squadra, per tutti. Questa piazza è un autentico gioiello, possiamo dire che oggi è ancora più bella? Sì, questa piazza è sicuramente un gioiello e io credo che sia veramente un onore per noi e un dovere soprattutto nei confronti della storia di questa città e dei suoi cittadini, valorizzarla al massimo nelle sue possibilità, che significa sport, significa cultura, significa turismo. Quindi noi ci impegniamo come amministrazione, siamo impegnati su questo fronte e cerchiamo veramente di renderla viva sotto tutti i punti di vista. Ultima tappa del giro della regione Friuli Venezia Giulia, da Palmanova a Muggia, si parte quindi dalla città stellata, città fortificata veneziana, che ospita la partenza di questa ultima tappa della corsa riservata dell'Elite Under 23 organizzata dalla Patron Cappanera insieme ai suoi collaboratori, che anche quest'anno sono riusciti ad allestire davvero una bella edizione. Si riparte con Simone Antonini in maglia bianca di leader Carnia Welcome, un vantaggio di 48 secondi
nei confronti di David Wurer della Tirol Cycling Team. Terzo in classifica generale alla partenza di questa ultima tappa è il danese Christian Quaid a 3 minuti e 14 secondi. Quarto Sergei Shilov della Locospix Team, che è stato grande protagonista nell'arrivo in salita a Castelmonte, vinto poi da Simone Andretta, ed insegue a 3.17. Quinto è un Matteo Busato della MGK Pavis Trevigiani Norda, che nella tappa di Castelmonte invece ha perso qualcosa, lui che ha già vinto il giro del Friuli Venezia Giulia, della regione Friuli Venezia Giulia. Sesto alla partenza dell'ultima tappa è il vincitore della tappa di Castelmonte, Simone Andretta, che indossa la maglia di miglior giovane in classifica. Una tappa che però non è tutt'altro che facile, infatti una tappa che presenta numerose insidie che possono essere rappresentate dalla finale con il passaggio dalla salita di San Michele del Carso. Insomma, davvero una tappa che ancora può dire molto per quanto riguarda la classifica di questo giro della regione Friuli Venezia Giulia. Andatura subito molto veloce, ci sono ancora alcune classifiche da assegnare definitivamente, una delle quali è sicuramente quella dei traguardi volanti, e quindi parte la sfida proprio in vista del primo traguardo volante di giornata. Si riparte in questa classifica con il leader, che è il corridore del Cycling Team Friuli, Matteo Marcolin, e il primo traguardo volante sarà a Reddi Puglia. Siamo praticamente in vista di questo traguardo volante, posto dopo 27 chilometri di gara. Il gruppo affronta compatto le prime fasi della corsa, poi al chilometro 50 la strada inizierà a salire verso il Gran Premio della Montagna San Michele, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, posto a 261 metri sul livello del mare. Ma noi continuiamo a seguire l'azione della testa della corsa, in quanto alcuni atleti si sono avvantaggiati, ma il loro vantaggio è minimo, lo vedete, è un quartetto. Eccoci qua a Reddi Puglia, quindi in vista del traguardo volante, vedremo chi si aggiudicherà questo traguardo, ma soprattutto chi si aggiudicherà la classifica finale. Questo è il sacrario militare di Reddi Puglia, storia, tradizione e grande ricordo della prima guerra mondiale, a 100 anni dall'inizio proprio del conflitto mondiale. Questo è anche quello che possono trovare i ragazzi al giro della regione Friuli Venezia Giulia. Intanto, l'avete visto, è stato Matteo Marcolin ad aggiudicarsi il traguardo volante, quindi a questo punto Marcolin è ufficialmente il vincitore della classifica riservata ai traguardi volanti. Andatura elevatissima già nelle prime battute di gara. Con le immagini siamo per entrare nell'abitato di Gradisca di Sonzo, con il gruppo che continua a viaggiare compatto. Ci stiamo quindi portando verso la prima salita di giornata, la salita verso Monte San Michele, seconda categoria. Intanto Marcolin, dopo che ha conquistato definitivamente la maglia fucsia di leader della classifica dei traguardi volanti, adesso chiede l'intervento dell'ammiraglia. Andatura subito molto elevata dalle prime battute, qui vedete i ragazzi del team Rotfell, quelli della Gragnano nelle prime posizioni, quindi andatura che viene tenuta alta per il momento da queste due formazioni. Probabilmente si pensa ad un'eventuale soluzione allo sprint, in quanto i velocisti sono rimasti un po' a bocca asciutta in queste quattro tappe iniziali del giro della regione Friuli Venezia Giulia. L'unica tappa che era sulla carta disegnata appositamente per i velocisti è stata quella che fino a questo momento ha deciso la classifica generale, con la fuga 3 di Jan Dakteris, che poi vinse la tappa ad Azzano Decimo. Simone Antonini, che è tuttora in maglia bianca di leader Carnia Welcome, e David Wurer, che per il momento occupa la seconda posizione della classifica generale. Entriamo nell'abitato di Gorizia, crocevia e punto d'incontro delle culture latine, slave e germaniche, una
delle altre bellezze, delle tante bellezze attraversate dal giro della regione Friuli Venezia Giulia, è andatura che si mantiene molto elevata. Infatti, come vedete da queste immagini, il gruppo è in lunghissima fila indiana, a testimonianza che fino a questo momento l'andatura è stata molto elevata e nessuno è riuscito ad evadere dal plotone. Quindi non abbiamo assistito fino a questo punto a nessun tentativo di fuga. Ma ricordiamoci che il bello della tappa inizia praticamente tra pochi chilometri, quando gli atleti affronteranno il primo Gran Premio della montagna di giornata. Per il momento il gruppo viaggia compatto, l'andatura è elevata. Abbiamo ricordato l'assegnazione della maglia per i traguardi volanti sulle spalle di Matteo Marcolin in virtù del successo ottenuto dal corridore vicentino nel primo traguardo volante di giornata, quello posto davanti al Sacrario Militare di Re di Puglia. E salutiamo ancora una volta la Polizia Stradale, gli angeli della Polizia Stradale che anche quest'anno sono al seguito del giro della regione Friuli Venezia Giulia. Grande attenzione alla sicurezza da parte dello staff del patron Cappanera. Tratto in salita adesso verso Monte San Michele, è il primo GPM di giornata, ne seguirà un altro posto a meno di 10 km dal termine. Vedete nelle prime posizioni i ragazzi della Vega Montappone, vediamo anche le maglie della Locus Pix Team, le maglie della Zalf, mentre siamo ormai a 500 metri dalla GPM, prova ad allungare il dorsale di gara numero 98 è il russo Argules, ma come vedete viene seguito da Andretta che gli si porta sulla ruota. Andretta che indossa la maglia di GPM ma che è titolare anche della maglia del miglior giovane. Andretta transita in seconda posizione al GPM e anche lui conquista definitivamente la maglia che spetta al leader della classifica dei Gran Premi della montagna. Quindi assegnate le due maglie, quella dei GPM e quella del traguardo volante. Adesso ovviamente il gruppo, dopo il passaggio dalla salita di Monte San Michele, si va ricompattando e a questo punto vedremo se ci sarà la battaglia attesa anche per la classifica finale oppure se sarà una questione tra le ruote veloci del gruppo. Per il momento la Marchiol Emisfero sta controllando la situazione. Vedete Simone Antonini con la maglia bianca Carnia Welcome di leader della classifica generale nelle prime posizioni del gruppo, quindi Antonini a questo punto inizia ad assaporare il successo, probabilmente ha trovato qualche alleato in corsa. Come vedete il plotone ha un'andatura regolare e veloce, questo a testimonianza che c'è più di una squadra interessata a tenere il gruppo compatto. Eccolo qua inquadrato il leader della classifica generale, questa è una bella panoramica con il gruppo in lunghissima fila indiana verso le battute conclusive della quinta ed ultima tappa del giro della regione Friuli Venezia Giulia. Come vedete andatura velocissima in questo frangente ed ancora le maglie della Marchiol Emisfero a fare l'andatura. Vedete anche i ragazzi della Gragnano in questa suggestiva immagine che ci mostra il gruppo lanciato a velocità elevata. Ormai siamo a circa 30 km dalla conclusione con Vacher che è stato preziosissimo nella giornata della quarta tappa, in fuga sin dalle prime battute di corsa e poi determinante nel tenere il gruppo compatto prima dell'inizio della salita verso Castelmonte. E poi lo spettacolo del lungomare che porta gli atleti verso Trieste. Tanta storia, tante bellezze naturalistiche, tante le bellezze artistiche che hanno reso ancora più gustoso questo 51esimo giro della regione Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi la partenza dalla splendida Palma Nova, la conclusione praticamente a pochi passi dal confine sloveno a Muggia, il passaggio da Trieste, quindi non manca davvero niente a questa corsa a tappe che ha saputo offrire ai giovani di tutto il mondo uno scorcio unico di una delle regioni più belle nel paese più bello del mondo, l'Italia, che conta tantissimi patrimoni UNESCO, molti dei quali sono stati attraversati dalla corsa. E intanto con le immagini vediamo che c'è il Tirol Cycling Team, mentre siamo ormai nelle battute conclusive. Niente è successo fino a questo punto, quindi
Per quanto riguarda la classifica generale, quando siamo a 5 km dal termine, quindi per quanto riguarda la generale, niente da fare per tutti gli avversari di Simone Antonini, che ormai è a pochi chilometri dal successo e sembra quest'oggi una questione tra le ruote veloci del gruppo. La Tirol Cycling Team è davanti a fare l'andatura, probabilmente perché hanno una ruota veloce in gruppo. Tirol Cycling Team che ha anche nelle proprie fila il secondo della classifica generale. Come vedete si cercano di organizzare i vari treni alla caccia del successo di tappa. Adesso un atleta dell'Adria Mobil prova ad uscire dal gruppo, ma come vedete i ragazzi della formazione austriaca Tirol Cycling Team assieme a quelli del team Colpack, che hanno nelle proprie fila Simone Consonni, il velocista bergamasco della formazione diretta da Valotti. Siamo intanto a 4 km dalla conclusione, con ancora leggermente avvantaggiato l'atleta dell'Adria Mobil, ma il gruppo pilotato proprio dai ragazzi della formazione di Bevilacqua e Valotti sta per chiudere sul battistrada, quindi tra non molto verosimilmente avremo una condizione di gruppo compatto. Guardate la velocità a cui stanno procedendo questi ragazzi nel finale della quinta tappa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Tante emozioni anche quest'oggi con la lotta per le classifiche dei traguardi volanti e del Gran Premio della Montagna. Sono adesso i ragazzi della Fracor a fare l'andatura, hanno sicuramente in stamegna la ruota veloce in caso di arrivo allo sprint. Stanno tenendo alta l'andatura i ragazzi della formazione toscana, in testa con il dorsale numero 71, sta facendo il ritmo. Si tratta di Michael Delle Foglie e ormai ci avviamo alle battute conclusive della tappa, che sta per fare ingresso nel centro abitato di Muggia, dove si concluderà dopo 144 km. Tengono alto il ritmo i ragazzi della Fracor, 3 km alla termine intanto, con il gruppo che continua a procedere compatto. Delle Foglie si sposta, ha ultimato il proprio lavoro, gruppo che continua a viaggiare velocissimo, e a questo punto siamo entrati nella neutralizzazione e possiamo dirlo con sicurezza: Simone Antonini è il vincitore del 51esimo giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Da questo punto in poi, anche in caso di cadute, il tempo verrà neutralizzato, quindi Simone Antonini può gustarsi gli ultimi chilometri con la consapevolezza di aver vinto una bella corsa a tappe ed essere tornato ai livelli a cui ci aveva abituato nella categoria juniores, dove vinse il Trittico Veneto ed il Giro della Lunigiana. Ormai siamo nell'ultimo chilometro, tra non molto verrà lanciato lo sprint, eccoci dalle telecamere fisse, ormai c'è attesa per i corridori sul rettilineo finale con tanto, tantissimo pubblico. È lanciata la volata, vediamo una maglia della Tirol Cycling Team, è quella di Martin Weiss che va a vincere davanti a Cristian Delle Stelle, Davide Ballerini, Alberto Cicchin e Colin Stussi. Per quanto riguarda invece la classifica generale, il successo di Simone Antonini davanti a David Wurer, Christian Quaid, Sergei Shilov e Matteo Busato. È l'epilogo del 51esimo giro della Regione Friuli Venezia Giulia, con la bella volata dell'austriaco Martin Weiss della Tirol Cycling Team davanti a Christian Delle Stelle della Trevigiani MGKVIS, terzo Davide Ballerini del Team Idea, ed è il momento di ascoltare le voci dei protagonisti del 51esimo giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Una grande volata, una splendida vittoria. Sì, sono davvero soddisfatto di questo risultato, è la mia prima vittoria stagionale. Oggi, come tutta la squadra, mi sono messo al servizio del nostro capitano. Quando abbiamo visto che la classifica generale era ormai compromessa, tutta la squadra ha lavorato per me e io solo ho dovuto finalizzare il grande lavoro della mia squadra. È stata davvero una vittoria fantastica. Simone Antonini, dopo il Trittico Veneto e il Giro della Lunigiana, torni a vincere una corsa a tappe, e che corsa! Eh sì, diciamo finalmente ce l'ho fatta, sono veramente entusiasta di questo grande risultato. Una gara così prestigiosa, diciamo, era l'unico giro a tappe internazionale che c'è in Italia e sono veramente soddisfatto. Devo dare un grande merito ai miei compagni di squadra che
hanno fatto un lavoro egregio e li devo ringraziare uno per uno perché l'80% della vittoria è di loro. Simone, possiamo dire che per te questa è davvero una rinascita? Sì, diciamo di sì, è un bel punto, anzi diciamo di partenza per, diciamo, io spero di trovare ora un ingaggio importante con una squadra importante e vediamo adesso, la carriera deve ancora iniziare. Simone, aggiungi il tuo nome a un albo d'oro dove sono presenti Felice Gimondi, Claudio Chiappucci, Gilberto Simoni, insomma una bella responsabilità. Sono molto onorato, sicuramente loro sono grandi campioni, io spero anche magari un giorno di fare un terzo di quello che hanno fatto loro e poi vedremo, sarà la strada a dire la verità. Simone, questo giro si conclude per te con una splendida vittoria di tappa e due maglie sicuramente un giro che ricorderai. Sì, sono veramente contento di questo giro, forse l'unico rammarico è la cronometro a squadre perché con la caduta di Said sicuramente potevamo fare molto di più, però dai, sono veramente contento soprattutto della vittoria di tappa e di queste due maglie. Matteo, ti bastava vincere un traguardo volante, ce l'hai fatta e la maglia dei traguardi volanti resta nella regione Friuli Venezia Giulia. Sì, sono contentissimo, ci speravo tanto, con la squadra abbiamo lavorato benissimo, mi hanno dato una grossa mano, è tutto merito loro, io ho solo fatto la volata che mi bastava per tenerla. Diciamo che è stata dura a venire all'arrivo perché si è messa di mezzo una foratura in discesa nella prima salita che non ci voleva, ma è andato tutto bene. Corrado, chiudete questo giro con una vittoria di tappa e la classifica generale a squadra, insomma una bella soddisfazione. Sì, sicuramente adesso portare il Lussemburgo questa vittoria farà sicuramente molto felice il nostro manager Gabriel Gatti. Sicuramente ci siamo impegnati molto in questo, per raggiungere questo obiettivo, nonostante diciamo, la forma, la mia condizione, la condizione degli altri miei compagni è un po' in discesa in quanto abbiamo corso veramente tanto in questo ultimo periodo di stagione. Per questo adesso non ce l'aspettavamo, però alla fine è arrivata, diciamo, dai. Massimo Peressone, la tappa di oggi è stata vinta da un austriaco, il giro da un toscano, la classifica squadre dal Lussemburgo, insomma un giro veramente internazionale, per voi una bella vetrina. Per forza, questo giro dimostra anche come il nostro territorio può essere anche un prodotto turistico ciclistico che può diventare una destinazione per tutti quelli che vogliono allenarsi, per le squadre che vogliono venire a competere nel nostro splendido territorio, conoscendo magari anche i posti più spettacolari e più emozionali della nostra regione. Dopo Jampol anche nella scorsa edizione, quest'anno il Giro della Regione Friuli Venezia Giulia ha rilanciato un grande talento italiano, questa per voi è una grande soddisfazione? Ma per noi senz'altro una grande soddisfazione, poi un ragazzo che viene dalla Toscana, terra di ciclismo, Toscana che ha lanciato nel mondo moltissimi ciclisti che hanno fatto grandi risultati. Speriamo che anche Antonini sia uno di questi e che questa vittoria al Giro della Regione gli apra le porte per il professionismo. My world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell.